Hello, salve a tutti, sono Bera ed eccoci qui in questo nuovo episodio di Team Fortress dove c'è il buio. Questo perché nella prima parte che ho registrato, tra esplosione eccetera, non si capiva niente, quindi ho preferito tagliare quella parte, però in quella parte dicevo, là, salve a tutti, sono Bear, e ho giocato un pochettino da solo a Team Fortress, vi ringrazio tantissimo per i consigli, e adesso in questa seconda parte passo a dire le classi che uso o meno, e buona visione! Ok, questa è una roba che conosco, quindi dovrei riuscire a fare qualcosa di meglio. Comunque, le classi che uso di più sono il tecnico, lo scout ovviamente, il soldato, ogni tanto lo uso, la spia provo ad utilizzarla ma faccio schifo, mi beccano quasi sempre, e... Hey, baby! Aspettate. Il pyro pure un pochettino lo so usare, ma non mi piace molto, anche se è OP. Poi. Oh! Di solito uso nei giochi del genere, uso spesso e volentieri i cecchini, ma qui in Team Fortress non l'ho mai usato. Oh! Ciao! Ok, ammazzato, perfetto. Di solito vinco facendo cose a culo. Oh, medic! Ok, grazie, 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 medic. Ok, il prossimo punto di controllo è qua. E praticamente qui ci ammazzano. Abbiamo vinto! Grande! Distruggiamo la torretta. Perfetto. Entriamo qui dentro e facciamo il culo. Hey! E quindi, che stavo dicendo? Il medic l'ho usato una volta e basta. Levi per 30 secondi, a quanto dice Steam. Questo sarebbe questo personaggio qua. L'ho usato per 30 secondi a detta di Steam. Poi che altre classi ci sono? Allora, passiamo alle classi. Il demolitore pure lo uso abbastanza spesso perché mi piace, anche se sono una ceppa. Non so usare nessuno tranne lo scout. Poi, il soldato, scout, spia, l'ho detto, lo uso ogni tanto. Demolitore l'ho detto. Sì, dovrebbero essere queste. Sì, bene o male sono queste le classi. Sì, bene o male. E quindi se non ricordo la... Oh mio Dio, mi hanno praticamente ucciso. Medic! Medic! Porca miseria, ho 5 di vita. Ok, grazie. Grazie. Che è? Stanno uccidendo robe. Però io sto conquistando perché sono bellissimo. Perfetto, ho conquistato. E non vedo nessuno. Vediamo. Hi, bitch! No! Mannaggia la miseria! Grande! L'ho ucciso! Il medico! Crepa! I medici sono quelli che devono essere uccisi subito perché possono ricaricare i membri della squadra avversaria. No! Che hai la barriera? Oh mio Dio, il tecnico! Bear il killer! Ok, dove erano qui la roba per curarsi e sedere? Non lo ricordo. Ah, aspettate, sopra qui. Dovrebbe essere. Qui sopra dovrebbe... eccola qua. Ok, adesso... li ammazzo da qui su. Death from above. Ok, niente. Ah! Il sedere! Di quelle belle cose! Ah! Ok, dov'è? Muori. Muori. Il medico! Medico. Dove vai, bel medico? Tu muori. Oh, il demolitore, porca miseria. Non sapevo che i medici avessero questa roba dello scudo. È una roba nuova, non si smette mai di imparare. Quindi... boh. Ok, non devo far piazzare la torretta a questo. Ovvero al tecnico. Muori. E muori! Mannaggia! Oh mio Dio! Odio quel tizio! Aspettate. Rompiamo ste cose. Perfetto. Hi, bitch! Ah, non mi ammazzare! Ah! Ok, adesso scendiamo e facciamolo fuori. No! Ok,
Ok, ok, adesso questo tizio mi fotte. Oh, e lo sapevo. Mannaggia, questo fucile, quello che ha, è fortissimo. Ce l'ho anch'io. È fortissimo. Perché, oppure no, o almeno io credo sia forte. Però lì, ma sono stato molto, molto non bravo. Però, comunque, è forte quel fucile. Quindi, non è colpa mia, sono gli altri che sono forti. Quindi, oh, ci hanno conquistato di nuovo un punto. E io me lo vado a riconquistare di nuovo perché sono bello e pieno di giovinezza. Oh, un pyro! Ok, la cosa che non dovete mai fare è affrontare un pyro da vicino, perché sono letali. Almeno che non siate un Eevee con un medico. E allora... Oh mio Dio! Oh mio Dio, ciao baby! Però anche gli scout possono essere... diciamo P. Perché se beccate qualcuno con lo scout o con la prima arma, ovvero quel fucilino, da vicino gli fate un botto di danno. O almeno queste sono le cose che sto notando io, eh. Potrebbe anche uscire qualcuno che gioca da anni e dice: no, ma che cacchio stai dicendo, è meglio la mazza. Che ne so. Io so così. Cioè, almeno questo è quello che ho notato dalle mie 10 ore scarse di gioco. Quindi Pyro, on point. No, ci stanno conquistando anche l'altro. Ah, questa roba non va bene. Nemmeno un po'. Andiamo ad uccidere questo medico del cacchio. No. Grande, abbiamo ammazzato il tizio. Ed ora ci tocca ammazzare il medico. Dov'è? Dov'era il medico? L'abbiamo ucciso? Boh. Però comunque, se avete un PC abbastanza buono, ve lo consiglio perché... A me, ovviamente, se vi piacciono gli sparatutto, perché comunque a me piace molto. E c'è anche quella cosa di RPG un po' dentro, perché tipo ci sono delle classi che sono perfette contro altre classi, quindi è una cosa che mi piace tantissimo. Però è bello, a me piace tanto. Quindi andiamo all'attacco. E potete notare lì in basso. Oh mio Dio, sto crepando. Firefight, ok, il medico. No, cacchiarola, mi hanno ucciso. Potete notare come il mio personaggio abbia la capigliatura di Wilson. Questo perché i personaggi sono modificabili e io, come primo oggetto, mi sono ritrovato appunto la capigliatura di Wilson, perché possiedo Don't Starve, e quindi l'ho messa allo scout, perché è il personaggio che uso di più. Poi man mano giocando troverete comunque altre robe, come cappelli, armi, e chi più ne ha più ne metta. Dov'è diavolo è il nostro control point? Dov'è? Bello. Perfetto. Abbiamo ammazzato. Riprendiamoci il controllo qua. Stando sulla piattaforma, quando il nemico la sta controllando, velocizza il riconquistamento della cosa. Però adesso comunque stiamo conquistando quella di mezzo, quindi questa è impossibile da conquistare se non conquistate prima quella di mezzo. Quindi... Ah! Quindi davvero non so spiegare un cavolo, e per questo che non faccio tutorial. Però sono carino in fin dei conti, dai. Ma perché mi cercano di ammazzare? Ah! Non ti avvicinare con quella... Come cazzo ha fatto a prendermi se stava a 20 metri da me? What the fuck? Cioè non lo so. Allora, comunque sono a 4 uccisioni e 5 morti. E 4 aiuti, quindi sono 8 uccisioni e 5 morti. Quanto sono bravo. Cioè, l'essere bravi è uccidere più volte di morire nei normali FPS. Qua dipende anche da quello che fai. Tipo, il mio punteggio è di 14 perché non faccio niente. Ma sono nei rossi. Invece di andare nella base nemica, vado nella mia di base. Che bello. Ma vabbè. Quindi andiamo all'attacco se ci riusciamo. Però va bene. Comunque, anche se miliardi di voi mi hanno chiesto appunto di giocare Host, hey! E grande, beh, ammazza tutto e tutti. Anche se molti di voi mi hanno chiesto di giocare a Team Fortress. Ah, ok, è il nostro. No, a non molti piace il gioco. Ed è strano. Che mi aspettavo che facesse a tutti. Oh mio Dio, sto morendo per l'ossigeno. Si può morire anche per l'ossigeno. Oddio. Non lo sapevo. Ok. Abbiamo ucciso Livy. Non sapevo di poter morire per l'ossigeno.
control point is being captured. Ok, allora qui sopra dovrebbe esserci. Oh mio Dio, queste torrette di terzo livello sono leggermente OP e sono indistruttibili. Però adesso utilizzeremo una spia. La bellezza, tra virgolette, della spia è quella di poter diventare invisibile e travestirsi da i nemici della squadra avversaria. Oh, attenzione al treno. Oh, abbiamo vinto proprio quando stavo utilizzando la spia. E che cacchio. E vabbè. Proveremo ad utilizzarla di nuovo quando ricomincerà. Però la spia, a mio parere, poi da quello che ho capito, io non è che capisca chissà quanto di sto gioco, è da utilizzare maggiormente verso la fine. Nel senso, quando tutti sono già andati all'attacco, perché la spia deve, diciamo, travestirsi e pugnalare alle spalle il nemico. Quindi se noi, diciamo, partiamo all'inizio e ci travestiamo, il nemico, se è intelligente, poi potete prendere anche gli idioti, se è un tantino intelligente, si chiederà come mai un suo compagno è davanti a lui e quindi scoprirà la vostra identità, vi ammazzerà. Però invece, quando, diciamo, le cose diventano caotiche, è difficile riconoscere una spia da non una spia. Però il metodo più facile di riconoscere una spia è che, dato che quando la spia si trasforma non può attaccare, altrimenti ritorna al suo stato originale, se voi, diciamo, vedete, ma non muore, se voi, diciamo, vedete che tutti quanti stanno morendo e c'è appunto questa spia che non se ne frega un cavolo della vostra squadra, significa che probabilmente quella spia è un nemico. Ok, questo è invisibile, sta qua sopra. No, ah! Poi la cosa OP di questo idiota di un pyro è che il fuoco fa danno continuo, quindi una volta che ti hanno incendiato muori probabilmente. Che il fuoco dura davvero tanto. E vi ringrazio tantissimo per tutti i consigli che mi avete dato. Questo l'avevo praticamente dimenticato. E ho tanta voglia di parlare, dato che ho appena finito gli esami e finalmente, ah, libertà. Quindi si torna a registrare finalmente. Mi mancavate così tanto. Quindi mettiamo da parte i sentimentalismi e partiamo all'attacco, perché questi tizi, tipo questo tizio è un pochettino sospetto. Tipo, infatti, vedete che era una spia? Berli che scopre tutte le spie, perché è strano vedere una categoria di attacco che torna in difesa. Anche se il gioco lo definisce come... Oh, sorry. Lo definisce come... Come categoria... Ah! Ah! Mamma mia! Mamma mia, maccheroni e filanzelle! E... anche se comunque il gioco lo definisce come difesa, io penso che sia migliore per l'attacco. Comunque sì, ho detto tutte le classi prima. Facciamo la spia, dai. Vediamo come mi scoprono in 2 secondi e mi ammazzano. Quindi, usare la spia, per usare la spia ci vuole davvero un po' d'abilità. Che non ho. Però siamo fiduciosi. Quindi andiamo all'attacco. Un'altra classe che mi piace tantissimo è davvero il medico. Oltre al fatto che le torrette lì sono OP a livello 3, però davvero mi piacciono un casino. Mi piacciono davvero tanto tanto. Allora, diventiamo delle spie. Oh mio Dio, mi hanno sgamato. Oh mio Dio, mi hanno sgamato. Ok, ok, mi hanno sgamato. E la cosa essenziale è non farsi sgamare mentre si torna normali. Perché se ci si fa sgamare mentre si torna normali, è un problemino. È un piccolo problemino. Adesso cercherò di uccidere. Oh, sono tornato visibile. Oh, ma cazzarola. Ah! No, sono invisibile. Non mi vedi. No, non mi vedi. No, non mi vedi. Mamma, hanno ammazzato. Vedete quanto faccio schifo da spia. Comunque la spia si attacca da dietro, cioè alle spalle, ammazza istantaneamente ed è una figata. Ok, adesso dovrei essere in grado di riuscire a pugnalare qualcuno, perché ci stanno praticamente conquistando. Quindi mascherandomi e arrivando da dietro, pam! E li ammazzo tutti quanti. Questo ingegnere perché non potenzia quella cavolo di torretta? Non lo so. Quindi mascheriamoci. Da... Mi maschero da scout. Anzi, no, 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 anzi... Ho cambiato idea. Mi maschero da... No, scout, va bene. Ok, quindi... Oh, oh, oh.
Ok, praticamente ho... No, volevo uccidere il medico. Mannaggia la miseria, faccio troppo schifo. Ok, proviamo il pyro. Dato che con la spia non riesco a fare niente, ma proprio niente. Quindi proviamo il pyro, perché comunque è una classe che mi piace. Cioè, mi piace non, perché è tiro difficile da usare simili. Cioè, mi piace quando la uso io, uccido tutti. Non mi piace quando la usano gli altri. Comunque, andiamo ad uccidere tutti quanti, se ci riusciamo. Che è sta lag qua? Oh mio Dio. Muori, muori, muori. Oh mio Dio. Non ho visto le... Oh, cioè, avevo visto che il tizio aveva lanciato le bombe a terra, però non le avevo viste, quindi pensavo che non ci fossero. Perché il pyro può anche lanciare un getto d'aria per... sia per spegnere i propri compagni, sia per spostare la roba. Ok, quindi... anzi, facciamo una cosa. Prendiamo il demolitore. L'unica cosa che non mi piace un po' di Team Fortress è che ci mette l'ira di Dio per rispawnare. Porca miseria. Ok, ammazziamo. Vediamo di ammazzare roba. Vediamo di ammazzare roba. Andate a ammazzare. Ok, ci sono dei tizi che stanno arrivando da qua. Vediamo un attimo. Dove sono? Vai, vai, esplodi, esplodi, esplodi. Oh, bella. Dannazione. Il medico dovrebbe arrivare da qua. Allora, poi in Team Fortress non è attivo il fuoco amico, però se tipo lancio una granata ai miei piedi mi ammazzo. Grande! Non sei morto tu! Porca miseria! Pensavo che fossi morto! Ok, adesso sei morto. Yeah! Wow, ne ho uccisi tre! Quanto sono figo. E poi una cosa che mi fotte sempre è perché quando ammazzo una persona e tipo ce ne sono due, penso di averli ammazzati entrambi e mi metto a festeggiare e dire vai, li ho ammazzati. Quando non l'ho fatto. Ehi, spia! No! 118 di danno e non l'ho ucciso. Medic! Medic! Ok, mettiamo bombe telecomandate qua. Che così se viene il tizio. Vedete, lo spyro se le può spostare queste bombe. E dov'è? Se le può spostare così da non... Vai, vai! Oh, mi sono ucciso da solo! Non mi ha ucciso Dan con le cose! Mi sono ucciso da solo! vabbè. Quanto faccio schifo. Comunque, sono ancora agli inizi. Team Fortress, come diciamo le altre serie come gli Hunger Games, le farò una volta ogni tanto e non sempre, non troppo spesso. Però, come molti di voi mi hanno suggerito, e penso di aver detto anche nell'episodio precedente, però forse mi è sfuggito, non l'ho detto, ci faremo anche dei raduni qui su Team Fortress. Quindi se volete giocare con me, iniziate a scaricarlo, perché pesa un botto, porca miseria, quanto pesa. Grande, ne abbiamo ucciso un altro. Oh, muori. Ok, dov'è? Dov'è? Crepa. Abbiamo ucciso. Vabbè, penso di sì. Chi è che mi sta curando? Ah! Medic! No! Cacciarola, ci ha ucciso tutti questo. Di Javel. Mi stanno dominando tutti, che bello. Barry il possente. Mi dominano tutti. Pazienza. Comunque, è bello come... è bello Team Fortress, è bello. Medic! Medic! Medic, spara, porca... Wow! Ne ho uccisi 20! Ho fatto anche il progresso nell'achievement. Sto dominando Chapod! Prendilo nel sedere, Chapod, che ti domino! Oh, grande! Sto ammazzando tutti. Medic! Grazie. Grazie, medico francese, che sei bellissimo. Vai, 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 ammazza. Vai, vai, ammazza. Furia scozzese. Che poi gli achievement di Steam sono infiniti, porca miseria. Ma ce ne sono tantissimi. No. No.
No! No, sono morto. Ce ne sono davvero tantissimi di robe di Steam, di achievement. Ce ne sono alcuni che sembrano impossibili. Tipo, uccidi un medico utilizzando uno scout mentre voli sott'acqua mangiando un piccione. Come fai? Però lo fanno. Ci sono, però è una, davvero una figata. E siamo arrivati a 18 morti, 4 aiuti, quindi 22 uccisioni e 14 morti. Quanto sono bravo. Comunque, come potete vedere, il demolitore demolisce parecchio pure. E io non lo so usare, quindi figuratevi quanto possa essere letale. Hey baby, no, stanno andando di là. Vengo a difendere. Ok, stanno gli altri a difendere. Ah! No, ci hanno ucciso. Scappa! Scappa! Uè! Scappa! Oh, mannaggia, mi hanno ucciso. Comunque, è una figata questo gioco. Restue! E se l'ho detto male adesso starete rotolando per terra. Ragazzi, dice così! Però non ne ho idea. E comunque, come stavo dicendo prima, questo è un gioco che... Oh mio Gesù!